della Costituzione della Repubblica Italiana, dei principi fondamentali, articolo 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alla limitazione di sovranità necessaria a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Noi siamo felici senza guerra. Questa situazione che stiamo vivendo è molto tragica. Non fa stare sereni nessuno. Ci vuole qualcuno di magico per far sparire questo incubo terribile. Tutti i sacrifici che l'uomo ha fatto per le strade, case, eccetera, sono state distrutte. Vedere i cittadini con i loro figli che scappano vengono i brividi. Spero che questa guerra duri poco, ma sembra molto difficile. Io spero che questa bruttissima guerra finisca e che ritorneremo presto alla normalità. Penso che la guerra non porta nulla di buono, perché ci sono stati solo tanti disastri. Hanno distrutto la terra, hanno distrutto le vite di tante persone. La cosa più brutta è perché fare la guerra se a scuola si studia la storia per imparare a non fare di nuovo gli stessi errori. Voglio pace, solo pace. Andrò in Tunisia e parlerò con tutta l'Africa e dopo parlo con tutto il mondo e dico basta le guerre. Le guerre nel mondo, secondo me, non servono. Siamo nel 2022 e avremmo dovuto capire già da molto tempo che la guerra è inutile. Questa guerra finisca presto, che le persone, bambini e anziani siano al sicuro, che le case distrutte vengano ricostruite e che le guerre non si facciano più. La guerra è una cosa brutta e triste. Con le bombe sono morte tante persone e bambini ingiustamente. Quando vedo le immagini della guerra penso che è una cosa triste. Sono dovuti scappare dalle case per la guerra. Io sono contro la guerra. Speriamo che finisca presto. Io sono un po' tra quello e non mi posso combattere. Io della guerra penso soprattutto all'Ucraina e a tutte le persone, adulti, bambini e anziani. Io spero che questa situazione finisca presto e alle famiglie possano ritornare presto nelle loro case. Dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. L'umanità non ha bisogno di altre guerre. No!